pronti finalmente per una nuova puntata. Benvenuti da Grandi Spiagge di San Mauro Mare, benvenuti da Grande Evento, da ciao. Letizia Valletta Casadei. E i nostri ospiti oggi sono Arte Tamburini. Buongiorno. Ciao Arte. E come scuola di ballo noi abbiamo due maestri, abbiamo Bruno e Monia Malpassi. Ciao. Ciao. Benvenuti anche a voi. Ciao, grazie. Allora, iniziamo questa puntata? Subito con un video, che dobbiamo ancora capire quello che dovrà succedere, quindi mandiamo subito un video. Allora, mandiamo subito Moises, che oggi ci propone il baile della cumbada. Appena finito il video, subito mettiamo da parte chi fa la musica e facciamo entrare chi la valla la musica. Eh certo, e abbiamo oggi la scuola di ballo di Bruno Malpassi, Bruno e Monia. Monia. Più Monia e meno Bruno, perché anche si capisce. Anche perché Monia è bravissima. Allora, Bruno perde i colpi. Nel frattempo, dalla regia staranno sicuramente partendo le immagini dedicate appunto alla vostra scuola di ballo. Allora, raccontiamo un pochino quando è nata, come è nata, che cosa proponete, chi è che frequenta la scuola. La scuola è nata nel 1968 ed è stata la prima scuola che è nata in Romagna. E in questo momento devo ringraziare qui Fabio Augusto, che è stato quello che mi ha dato la spinta. Io non avrei avuto il coraggio di farlo.
Ecco, lei continua ancora a ballare o adesso è passata moglie? Diciamo? Intanto preferirei se tu mi dessi del tu, comunque no, io continuo, però ho una buona spalla. Posso intervenire o deve parlare? Per quanto dice, tipo, io continuo, e invece dico che Bruno guida da dietro le quinte un gruppo veramente forte, noi lo sappiamo perché ci seguono ogni tanto nelle nostre serate, e va, e va, e va. Poi le mani di sua figlia veramente... Io ti ringrazio di questo, in effetti insomma c'è anche un po' di verità, via. Però è la figlia che da adesso in poi dovrà prendere le redini e dovrà rimboccarsi le maniche come ho fatto io. Ecco Monia, voi come scuola di ballo non proponete, diciamo così, soltanto le danze folcloristiche romagnole, ma diciamo siete aperti a 360 gradi, proponete un pochino di tutti i generi musicali. Sì, proponiamo un po' tutti i balli perché comunque è tradizione anche il boogie, il cha 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 e tanti altri balli, insomma, quindi noi rimaniamo sempre nella tradizione ma spaziamo al di là della Romagna. Piano al nostro Fiore. Fiore? Va bene, ok. Perfetto, la domanda l'ha fatta, possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti e noi adesso abbiamo in scaletta un brano molto carino che è anche la nostra sigla ma di chiusura. Dai, ma che bella l'estate! Ma che bella l'estate! Dai, ma che bella l'estate! Canto io, la canta? Canto io. Dai, intonatacela un pochino. Ma che bella dai. L'estate! Quando sarà in toni da solo, così. Bella l'estate! Mauro. Quando nasce un amore sulla riva del mare con i sogni nel cuore amore estate amore ok è finito ha una tempo, bella voce grazie. Sensuale Fioretta. Ma che bella l'estate, ma che bella l'estate, voglio solo cantare. Deo. Ma che bella l'estate, mi diverto un po'. Deo. Deo. Ma che bella l'estate, quando nasce un amore sulla riva del mare. Ma che bella l'estate, mi diverto un po'.
cuore. No, la domanda di prima l'hai già fatta, suona. Ok, suona, suona. Fiore, sei stato bravissimo anche oggi. L'arte ha commentato... Vai, vai, allora, parliamo con Arte, sì, che è forse molto... Ha commentato come Arte. Di dovere subito la canzone. Arte, ripetimi tamburini. Quella cosa, perché mi fa piacere. No, ho detto che l'ho già imparata, quindi state attenti, state allerta, perché fra poco la canto anch'io. Bellissimo. Attenzione, perché che Arte onore, è veramente ragazzi. Bravissima. Che onore. Beh, lo sapevate che l'arte è entrata a far parte dell'orchestra del nonno e io qui punto il dito. E chiarisco sto fatto? Precisamente il 9 febbraio del 1952. Ma mi raccomando, non dire quanti anni avevo, altrimenti si scopre no, la mia età. No, io dico soltanto la data che no, tu no, sei salita sul palcoscenico dell'orchestra Casadei. Avevo 17 anni, sono stata nell'orchestra Casadei 17 anni. E, manca questo. Nell'orchestra Casadei 17 anni, che direi che sono stati favolosi per me, perché dal maestro io ho imparato tutto. Ho imparato non soltanto la vita artistica, il modo di stare con la gente, ho imparato anche il rispetto nei confronti della gente, a parte che questo mi era già stato insegnato dai miei genitori, però nella maniera che, specialmente in quei periodi lì, sto ritornando indietro appunto di 54-55 anni, anzi dal 50, non dirlo. Dal no, 50, non diciamolo. No, dal 52, dal 52 ad adesso sono 52 anni. No, comunque indipendentemente da tutto questo, che adesso mi sono un po' impappinata perché sono un po' emozionata ricordando appunto i vecchi tempi. Senti Arte, volevo chiederti una cosa. Sì. Tu hai parlato adesso di emozione. Salendo sul palcoscenico anche negli ultimi anni, l'emozione è sempre non quella? Non finisce mai, o... l'emozione non sparisce mai, perché se sparisce l'emozione vuol dire che tu non hai sentimento, non hai cuore, quindi cioè non puoi andare sul palco ed essere freddo. Io vorrei che tu facessi una domanda a Mauro, che non te la qua ci sono due grandi voci. Beh, una domanda a Mauro, ad esempio di canzoni di secondo Casadei, restando sempre nel tema musicale, una canzone di secondo Casadei che avresti voluto cantare e che non hai cantato. Verso casa mia, anche perché posso dire la mia sì. Su questo brano vedo che ci sono tante donne che cantano questo brano, sì, e dico che è un brano prettamente maschile e quindi a me mi pesa sono un d'accordo, po' io cosa, sono d'accordo. Perché capito, vedo la chiesa spuntare, vedo gli amici del bar, vedo... Ma a parte il fatto che... No, Mauro, si però... Si aderente bar e c'è di grande no, ho capito, però adesso potrei contraddirti perché hai cambiato il musica, tempo. Musica, vale, vale. Oh no, sai che bene, qua no. Ci si diverte, vero? Allora, adesso c'è la storia di Romagna che ci propone Sant'Angelo.